piatti, ah, di piatti di chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. La mia casa è questa qua. Salve a tutti e ben ritrovati in questo 24esimo e penultimo episodio di Basi per le ricette, trucchi e segreti. Io sono Chef Nunzio e oggi siamo qui con una serie di ricette molto divertenti che comporranno alla fine il menù di Halloween. Menù amato tanto dai bambini, molto creativo e divertente. Ho realizzato per questo menù come primo una zuppa dall'aspetto orrendo ma dal gusto squisito. L'ho impiattata all'interno di piccole zucche Hokkaido. Per secondo piatto ho preparato dei deliziosi calzoni ripieni di zucca rappresentanti la faccia di Frankenstein. E per finire ho proprio inventato una ricetta che ho ribattezzato come la pasta di ossa, realizzando così dei biscotti raffiguranti per l'appunto delle ossa, estremamente croccanti e dal sapore di spumiglia. Ma andiamo a vedere come si prepara. Visto che le piccole zucche ci faranno da zuppiera, con il coltello rifiliamo la parte posteriore per renderle più stabili. A questo punto possiamo iniziare a decorare le nostre zucche. Lo facciamo nella maniera che riteniamo più creativa, facendo attenzione però a non bucare la zucca, ma semplicemente intagliando superficialmente la buccia. Con un taglionetto rimuoviamo la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio o di un cucchiaino iniziamo a svuotarla. Ed ecco qui un esempio di come potranno essere le nostre ciotoline da zuppa, molto particolari, vero? Adesso che abbiamo le nostre particolari ciotoline, procediamo con la zuppa. Lo faremo tagliando e sbucciando una zucca. In questo caso ho utilizzato questa zucca lunga, che consiglio poiché ha davvero poco scarto, facile da pulire, facile da tagliare e facile da sbucciare. Per sbucciare la zucca in modo sicuro e senza rischi, dopo averla tagliata a tocchetti grandi più o meno 4-5 cm, ricordiamoci di mantenere il coltello rivolto sempre verso il tagliere, quindi dall'alto verso il basso. Intacchiamo la buccia della zucca facendo scivolare il coltello verso il tagliere. In questo modo eviteremo qualsiasi tipo di incidente. Dopo averla sbucciata, tagliamola a tocchi belli grandi e mettiamola via. Ora spostiamoci ai fornelli, mettiamo sul fuoco una padella capiente, aggiungiamo l'olio d'oliva, uno spicco d'aglio giusto schiacciato e buttato in padella in camicia, che poi rimuoveremo una volta ottenuta l'aroma. Mentre l'olio scalda, prendiamo le patate che abbiamo già sbucciato, tagliamole a tocchetti un po' più piccoli rispetto alla zucca. Ora che l'olio è caldo, aggiungiamo le patate e lasciamole soffriggere per qualche minuto. Saliamo e aggiungiamo anche la zucca. Lasciamo sfrigolare in padella per 3-4 minuti, saltandoli di tanto in tanto. Aggiungiamo anche il rosmarino in polvere, che si sposa in maniera magnifica sia con la zucca che con le patate. E non può mancare ovviamente una macinatina di pepe nero. Friggere la zucca e le patate, anche se non vengono cotte effettivamente in questo modo, aiuterà ad esaltarne il sapore. Ora che le nostre verdure si sono deliziosamente abbrustolite, aggiungiamo l'acqua, copriamole e facciamo bollire per circa 10 minuti. Dopo 10 minuti controlliamo la cottura delle patate. Ora che è tutto pronto, prepariamoci a rendere questa zuppa cremosa e vellutata. Prendiamo la metà della zucca e delle patate e riversiamole in una ciotola capiente. Aggiungiamo anche qualche mestolo di brodo e con l'aiuto di un mixer ad immersione riduciamo tutto in una cremosa purea. Ovviamente voglio che la zuppa rimanga abbastanza liquida, quindi questa purea la aggiungeremo alla restante zuppa che bolle ancora in padella. Mescoliamola bene e rimuoviamola dal fuoco. Poco prima di impiattare la nostra zuppa, ricaviamo un tuorlo per ogni zuppa che serviremo. Poi andremo a realizzare dei ragni che decoreranno e daranno sapore alla nostra zuppa. Iniziando dalle zampette, personalmente ho realizzato delle zampette di grissino che ho ottenuto stirando con il mattarello un pezzettino di pasta di pane, tagliandolo poi a striscioline di misure diverse e con il pollice e l'indice ho pizzicato le punte e il centro fino ad ottenere delle V. L'ho infornato per 4-5 minuti e ho ottenuto così le mie zampette. Naturalmente si possono scegliere altri ingredienti per realizzare le zampe dei ragnetti. Con
due cucchiai creiamo degli ovali di formaggio fresco, facendoli passare da un cucchiaio all'altro e schiacciandoli leggermente per dare la forma, in questo modo. Tagliamo a metà due olive, mentre un'oliva la faremo a pezzettini per fare gli occhi. Mettiamo metà oliva nel dorso di un ragno e due occhietti davanti. Affondiamo a questo punto nel formaggio le zampette che abbiamo scelto di preparare, cercando il più possibile di sistemarle in maniera realistica, in questo modo. Bene, abbiamo tutto pronto per impiattare le nostre zuppe. Riversiamo un mestolo di zuppa fino a quasi riempirle. Ora aggiungiamo dei pezzettini di gorgonzola e alla fine riversiamo dentro il nostro terribile uovo. A questo punto attacchiamo i ragnetti dove riteniamo meglio. Sarà facilissimo grazie al formaggio fresco che per natura appiccicoso si attaccheranno ovunque. Mettiamo la calotta di zucca come coperchio ed ecco qua. Riempendo però molto le ciotole di zuppa possiamo ottenere un effetto trasudante molto bello e divertente come quello che state vedendo. Passiamo alla seconda strabiliante ricetta di questo menù. Come prima cosa prepariamo il ripieno di zucca per i nostri mostruosi calzoni. Come in precedenza tagliamo e sbucciamo la zucca, preriscaldiamo il forno a 200 gradi e riversiamo la zucca in una teglia da forno, aggiungiamo l'olio d'oliva, una bella macinatina di pepe nero, l'imbancabile rosmarino in polvere ed il sale. Inforniamo per 25-30 minuti. Trascorsi i quali sforniamola e con l'aiuto di uno stuzzicadenti o di una forchetta controlliamone la cottura. Lasciamo raffreddare una ventina di minuti almeno prima di utilizzarla. Per non allungare particolarmente il video, visto che si tratta di un impasto molto semplice da realizzare, ho deciso di saltare questa parte rimandandovi al video dedicato agli impasti che apparirà sulla scheda in alto a destra. L'impasto ottenuto lo dovremo tagliare in quattro pezzi uguali per realizzare quattro teste di Frankenstein. Facciamo delle pagnotte leggermente allungate e mettiamola a lievitare per almeno 2 ore. Trascorso il tempo necessario, spolveriamo la spianatoia con della farina. Ghiacciamo prima con le mani e poi con il mattarello, realizzando una forma ovale simile a quella di un viso. Facciamo attenzione ai prossimi passaggi: con un tagliapizza o un tagliapasta realizziamo due tagli in questo modo. Ed ancora, facendo attenzione, incidiamo la pasta anche da questo verso. Aggiungiamo la zucca schiacciandola leggermente con un cucchiaio in modo da farla aderire bene all'impasto. Aggiungiamo la mozzarella tagliata a julienne, poi buchiamo con un piccolo cuppapasta o come nel mio caso con un rimuovitorsolo e addirittura semplicemente con le dita queste due estremità. Adesso richiudiamo in questo modo facendo combaciare i due lembi di pasta. Tagliamo a striscioline il prosciutto cotto che sistemeremo sulla parte superiore cercando di rappresentare un cervello. Ecco qui il nostro mostruoso Frankenstein con tanto di cervello spappolato. Realizziamo anche gli altri, poi con un pennello e un uovo sbattuto spennelliamoli bene. Preriscaldiamo il forno ventilato a 200 gradi ed inforniamoli per 15 minuti, controllando di tanto in tanto affinché non si dorino troppo. Sforniamoli ed eccoli qui, dall'aspetto orrendo ma belli, buoni, sani e genuini. Questa ricetta, puramente inventata o perlomeno non mi sembra di averne mai viste di uguale, è il mix tra biscotti e spumiglie. Per realizzarli infatti si procede come per le spumiglie, mettendo le chiare d'uovo con un pizzico di sale, metà dello zucchero a velo setacciato e si procede montandoli a neve. Ottenuta questa meravigliosa neve bianca e dolce, incorporiamo con il cucchiaio il restante zucchero a velo, mescolando dall'alto verso il basso per non smontare le chiare. Una volta realizzate le spumiglie, aggiungiamo la farina, semplicemente continuando a mescolare con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto vagamente somigliante alla pasta frolla che si sbriciola facilmente e che per ricompattare bisogna scaldarlo un po' con le mani. Ottenuto questo impasto che ho ribattezzato pasta di osso, posso cominciare a realizzare i biscotti, in questo caso con degli stampini a tema Halloween o semplicemente ritagliato e riposto in una teglia. Ma la vera idea, quella di base, era fin dall'inizio realizzare delle ossa dolci, quindi procediamo ad allungare dei pezzi di pasta di misura diversa, poi con l'aiuto di una paletta schiacciamo i lati per bombarli un po' e incidiamoli per realizzare proprio la forma a cuore che c'è all'estremità delle ossa stesse. Procediamo in questo modo fino a ottenere un mucchietto di ossa. Per rendere ancora più interessante e più a tema Halloween e quindi horror, mi sono cimentato nella realizzazione di una vera e propria mano da scheletro, realizzando la forma del
palmo. Per ottenere un bel effetto, quando si scolpisce o si realizza una mano, bisogna realizzare ogni legatura con un pezzo di pasta diversa. Quindi ho fatto le nocche semplicemente con 4 palline di impasto, poi ho realizzato tutti i vari legamenti delle dita con dei pezzettini di pasta, finendo infine con realizzare dei pezzi di pasta appuntiti per fare le punte delle dita. In queste operazioni sono i particolari quelli che fanno la differenza, quindi cercate di mantenere le misure delle dita più realistiche possibile per ottenere, diciamo, un effetto più bello e più artistico. Volevo che la mia mano scheletrica fosse un po' tridimensionale, per questo motivo metto sotto la carta forno una striscia di carta stagnola stropicciata prima di infornarla, che mi aiuta a ottenere una bombatura che dà l'effetto delle dita che si piegano. Una volta realizzati tutti i nostri biscotti e la nostra mano di ossa, riscaldiamo il forno ventilato a 200 gradi ed inforniamoli. Dovranno stare circa 10 minuti. Dobbiamo fare in modo sì che si cuociano, ma che rimangano abbastanza pallidi. Il risultato saranno delle vere e proprie ossa, poiché oltre all'aspetto questi biscotti sono estremamente croccanti e difficili da mordere e da masticare. Sistemiamoli in un cesto e farà sicuramente la sua bella figura. Realizzare questo complesso e complicato video è stato tanto difficile quanto divertente, e poi sono stato ripagato dal sorriso dei miei figli, e questo penso che non abbia prezzo. Per questo video era davvero tutto, Chef Lunzio vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo episodio. Ciao belli! Adi piatti di Chef Nunzio. Io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà. Bella. La mia casa è questa qua.